mattina profumo di festa. Apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza. Togliamoci la corazza. La domenica in pazza, lo dai tutti in piazza. A Castelfranco Emilia le ha tinteggiature. Con grande professionalità e precisione ci occupiamo di tinteggiature interne ed esterne, risanamento facciate degradate, lavori in quota, lavorazioni in cartongesso, decorazioni. A Castelfranco Emilia, dal 1967, nel settore della metalmeccanica, Zanasi Fratelli SNC fornisce servizi per la realizzazione di particolari disegni, lavorazioni di fresature e tornitura e molto altro. Chiamaci! Vini Fratelli Girotti. Dal 1970 produciamo e vendiamo vini della nostra terra. Con oltre 35 ettari di vigneto, seguiamo ogni passaggio fino alla vendita diretta, in azienda e nei mercati della provincia di Modena e Bologna. Vienici a trovare! A Castelfranco Emilia, San Paolo, azienda agricola con cantina, agriturismo e acetaia tradizionale. Produciamo aceto balsamico, vini da uve biologiche e cucina contemporanea, nata dalla tradizione con prodotti lavorati e coltivati in azienda. Vienici a trovare! A Castelfranco Emilia, AEG, gli artigiani del metallo. Con oltre 30 anni di esperienza, plasmano le idee in forme fisiche in metallo, con la sapienza e la maestria artigianale di una volta. Vienici a trovare! A Castelfranco Emilia, ristorante Terra Mia, pizzeria e cucina napoletana preparata con amore e passione, selezionando solo prodotti di prima qualità per farvi assaporare al meglio la nostra tradizione. Veniteci a trovare! Bene, allora siamo qua all'interno di un banco, diciamo così, molto ben fornito. Come ti chiami? Davide. Davide, da dove vieni? Castelfranco. Castelfranco, quindi, allora, questa sera si parte ufficialmente con questa bella manifestazione. Siete carichi, avete i frighi pieni? Abbastanza, carichi, carichi. Quindi birra? Birra, cocktail, analcolici speriamo pochi, speriamo che la gente beva e si diverta. I frigo sono pieni. Bene, allora ragazzi, tanto... Tu chi sei? Come ti chiami? Nicolò. Nicolò, anche tu darai una mano al bar? Sì, sono a spillare delle birre. Perfetto, tra una birra e l'altra qualche cosa per te ci scappa. Ogni tanto sì. Ah, bene, bene. Bene ragazzi, buona serata, buon lavoro. Anche a voi, buon divertimento. Come va? Mi sembra tutto bene, no? Da questa che va da Dio. Come ti sei magnato? Un cazzo di panino Black Angus, veramente buono, sai, leggerissimo si chiamava, ma leggero non era proprio. Ho capito, però leggero, cioè, diciamo sono quelli dietetici, no? Sì, sì, ovvio, ovvio. Accompagnato con due o tre birre, poi scende tutto ottimo. Che è una cosa lì, però. Qua abbiamo gli arrosticini, giusto? Sì, sono buonissimi, sì. Sono proprio quelli... Io vado sempre in Abruzzo, quindi direi che sì, sì, ci somigliano abbastanza. Dai. Perfetto, bene ragazzi, poi dopo si balla, no? Qui. Certo, non vedo l'ora, infatti mi sto caricando adesso e poi dopo si fa festa. No? Perfetto, bene ragazzi, buona niente, serata. Grazie, pure a voi. Allora, qua siamo nella cucina dello Slide, ciao, come ti chiami? Victor. Victor, stai friggendo del gnocco fritto? Dal gnocco fritto. Ma è vero che è quello dietetico si può trovare? Certo, ma naturalmente fa a favore di colesterolo questo qua, Esatto. Pro colesterolo. Si può poi ovviamente riempire con affettati vari. Sì, esatto, mortadella, prosciutto, salame, tutto quello che fa bene. Bene, perfetto. Tutta roba gustosa e saporita. Alla fine della serata sei un po' fritto anche tu, sì, no? Voglio... Sono saporito dopo. Grazie, ciao, buon lavoro. Ciao. Ciao ragazzi, come va questa partita? Vi piace? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Interessante, interessante. Ma è divertente? Sì, molto, molto. Ma di solito vincono i più scarsi o i migliori? Più scarsi. I più scarsi, quindi quelli che cadono meno, no? Sì, quelli più grossi, quelli più equilibrati. Quelli più equilibrati. Sì. Tu non giochi? No. Non hai provato? Guarda, sembrano latitate, fatti vedere. Che tu non giochi? No, no. Mai giocato? Sì, ho giocato qualche anno fa, non qua però. Come è andata? È andata bene. Si è rotto niente? Rotto niente, quasi. Va bene, grazie, ciao, buona ciao, visione. Ciao.
Allora, siamo insieme all'assessore Silvia Cantoni, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Slide Festival che vuole veramente unire tutto il pubblico giovane di Castelfranco Emilia e non solo. Esatto, giovani e non solo, perché oggi cominciano gli eventi su questo parco e proseguiranno per tutta l'estate. Chiaramente deve essere un parco vissuto da tutti, ma un luogo soprattutto per i giovani che possano passare l'estate a Castelfranco Emilia. Ed è un festival che è pensato dai giovani e quindi funziona probabilmente per questo, perché lo costruiamo di fatto insieme ai giovani di Castelfranco Emilia. Esatto, so che c'è tanto del tuo in questo evento, per cui insomma, qual è stata l'idea insomma vincente di quest'anno, perché ogni anno bisogna sempre cambiare un po' le carte in tavola. L'idea vincente è stata credere in questo progetto che nasce 14 anni fa dai giovani con il Calcetto Saponato, che è anche presente a questo festival, e abbiamo fatto crescere questa festa insieme, aggiungendo appunto sempre spettacoli crescenti e sempre più track food, e quindi ogni anno un passo avanti per far sì che questo festival sia sempre più attrattivo, non solo per chi abita qui ma anche per le altre persone che vengono da fuori. Esatto, tra l'altro Castelfranco Emilia è famosissimo, direi quasi tutto il mondo, per la festa del tortellino, però non c'è solo questo a Castelfranco, durante il corso dell'anno ci sono tanti eventi importanti. Sì, tanti eventi che sono cominciati il 27 maggio e proseguiranno fino all'1 di ottobre, perché è vero abbiamo la sagra a settembre, però vogliamo rendere viva Castelfranco in tutti i suoi luoghi, centro e frazioni, e quindi abbiamo creato un ricchissimo programma, non da soli però con le associazioni di volontariato, quindi li vorrei davvero ringraziare perché il loro contributo è fondamentale per raggiungere questi risultati. Diciamo sempre, dove non arrivano le istituzioni arriva il volontariato, e poi se vanno insieme a braccetto è ancora meglio. Sì, perché li abbiamo di fatto costruiti insieme gli eventi, e quindi pensandoli fin dall'inizio insieme riusciamo poi a realizzarli in maniera che siano graditi dal pubblico, dalle famiglie, dai giovani, da tutti. Bene, grazie Silvia e buon slide. Grazie a voi. A Castelfranco Emilia, Lea Tinteggiature. Con grande professionalità e precisione ci occupiamo di tinteggiature interni ed esterni, risanamento facciate degradate, lavori in quota, lavorazioni in cartongesso, decorazioni. A Castelfranco Emilia, dal 1967, nel settore della metalmeccanica, Zanasi Fratelli SNC fornisce servizi per la realizzazione di particolari disegni, lavorazioni di fresature e tornitura e molto altro. Chiamaci. Vini Fratelli Girotti. Dal 1970 produciamo e vendiamo vini della nostra terra. Con oltre 35 ettari di vigneto, seguiamo ogni passaggio fino alla vendita diretta, in azienda e nei mercati della provincia di Modena e Bologna. Vienici a trovare! A Castelfranco Emilia, San Paolo, azienda agricola con cantina, agriturismo e acetaia tradizionale. Produciamo aceto balsamico, vini da uve biologiche e cucina contemporanea, nata dalla tradizione con prodotti lavorati e coltivati in azienda. Vienici a trovare! A Castelfranco Emilia, AEG, gli artigiani del metallo. Con oltre 30 anni di esperienza, plasmano le idee in forme fisiche in metallo, con la sapienza e la maestria artigianale di una volta. Vienici a trovare! A Castelfranco Emilia, ristorante Terra Mia, pizzeria e cucina napoletana preparata con amore e passione, selezionando solo prodotti di prima qualità per farvi assaporare al meglio la nostra tradizione. Veniteci a trovare! Mattina profumo di festa, apro la mia finestra, sento la gente passare. Cose buone da mangiare.
Goloso di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica è pazza, allora dai tutti in piazza.